Filippi e i 400 stile libero. Ieri loro con un record del mondo polverizzato, oggi ritrova un po' più in là perché in quinta corsia Coralie Balmi, l'atleta che le è stata da presso in quell'impresa. Sarà in acqua assieme a Flavia Zoccheri, quasi un po', no quasi, opposte, prima corsia per Flavia, ottava corsia per Alessia Filippi, quindi corsie laterali al centro, Camille Muffat e Coralie Balmi. Camille Muffat che ha aperto le danze delle qualificazioni e poi non è stata più superata, nel suo 4.01. Sarà davvero grande gara, Luca. Greggiato senza riferimenti la francese, per cui doveva spingere al massimo, comunque un personale a 3.59, per cui atleta senza dubbio da tenere d'occhio, anche se le attese stanno principalmente sulla Balmi. Due volte ha sfiorato il record del mondo di Lor Manodou in questa stagione, a Berlino prima e poi ai campionati francesi, e poi da capire cosa riusciranno a fare le italiane, quanto dovrà scontare di questo passaggio cheto Alessia Filippi e fino a che punto riuscirà a rimanere in gara la Zoccheri, visto il progresso di questa mattina, già è stata davvero brava. È stata magnifica ottenere una qualificazione in una gara tanto, forse una delle più veloci come qualificazione, mi riferisco alle gare lunghe. Senza dubbio, un salto qualità, ma ormai il livello medio che stiamo vedendo questo europeo cancella radicalmente il passato. D'altronde si è detto come l'apporto dei costumi abbiano cambiato le prospettive, i tempi, i riferimenti. 57-91, 58-46 per la Zoccheri, 58-92. Passaggio lento per Alessia Filippi. Che ci sta, però, in un 400. L'importante è che non prosegua così, perché adesso il distacco è ancora di quelli che possono permettere a lei, che ha una grandissima seconda parte di gara, di. Sta già risalendo, mi pare, ad occhio. Sì, sta cercando di risalire, ha capito che non può concedere troppa acqua alle avversarie. Questo è un 400. Balmi che in genere gareggia dividendo in modo uguale la prima e la seconda parte, così era stato perlomeno a Berlino, e i campionati francesi ha cercato di accelerare un po' nella prima parte di gara e ha pagato nel ritorno. Questo potrebbe lasciare ambizioni, sì, per Alessia Filippi e il suo rientro. Alessia su in alto, ottava corsia, e qui gli incitamenti da bordo vasca, credo, per in ogni caso due francesi in grado di andare forte. Si stanno misurando proprio loro due, un po' più avanti la Balmi, un poco più indietro la Muffat, e Alessia che sta risalendo adesso, è quasi a livello della Muffat e sta andando a prendere la Balmi. Molto bene ancora Flavia Zoccheri, che non è tanto distante dalle migliori, anzi. Gara comunque lenta, è stato un passaggio tattico, per cui si vede anche dal cambio di ritmo della Balmi come sia salita di gambe, come le abbia risposto prontamente la sua connazionale in quattro, e come la Filippi, nonostante l'accelerazione di adesso, non riesca ad accorciare le distanze. Molto bene ancora la Zoccheri. Era una gara ancora aperta in ogni caso, una gara molto difficile, molto. Si è visto già dalle batterie di qualificazione che davvero non è, sarà la gara più veloce di sempre in Europa, ma forse qualcosa di più. In questo momento Alessia sta cercando di andare a riprendere Coralie Balmi e la Muffat. La Muffat è davvero alla sua portata, proprio una spanna avanti, mentre invece la Balmi ha un discreto margine e mi pare che riesca a tenerlo in questo momento. Nelle virate guadagna addirittura qualcosa la francese. Alessia è in terza posizione, ma se vuole ottenere un rischio arriva un po' corta anche in questa virata, non so. Hanno speso tanto ieri negli 800 e questo si fa sentire, il ritmo snatura un po' le caratteristiche della Filippi. La incredibile progressione di ieri oggi è un po' meno evidente. Balmi che sta facendo fatica a tenere dietro la Muffat. La Muffat si fa addirittura arrembante, vede che la sua connazionale fatica a reagire e ci prova in tutti i modi. Alessia su in alto deve stare attenta, perché c'è la Potek che sta cercando di risalire qui sotto. No, distacco ancora abbastanza netto tra lei e la rumena. Accelerazione definitiva della Balmi, netta, con Alessia che va al bronzo. 3.57.48 il tempo della Balmi, Alessia bronzo con ottima sesta, 4.09 a Zoccheri. Alessia Filippi a 3.59.35 va a prendere il record italiano a Federica Pellegrini, lo migliora di ben 6 decimi, non so se sia soddisfatto o meno, la vediamo inquadrata adesso.
In ogni caso è un bronzo che segue l'oro di ieri. Battere la Balmia 3.56, non so se fosse possibile, questo possono dirlo soltanto lei e il suo allenatore. Beh, direi di no, sinceramente. 3 secondi di distacco sono tanti. Nella gara obiettivamente hanno fatto 2 gare diverse. Onore alla vincitrice, anche se ha avuto paura oggi. Beh, soprattutto la sorpresa della Muffata su questi livelli. Però Sandro nei 400 deve ancora lavorare, Alessia, al di là del record italiano tolto alla Filippi, alla Pellegrini, nei 400 non ha ancora questo ritmo, non è capace di nuotarli bene, fa fatica. Tanto di cappello la prestazione di Flavia Zoccari, non è medaglia ma è un tempo strepitoso. 4-0-1, fantastico, migliora nettamente il proprio personale, ottiene un riscontro...